Poracci, di che gioco si tratta? Ve lo dico io. La risposta è ci vediamo alle 21.30 in live per un'altra serata dove si nerderà duro. E che fai? Non passi? Ma siamo matti? Bene, detto questo, ban immediato per tutti quelli che non hanno riconosciuto Doshin the Giant, il vero capolavoro per GameCube. Il più veloce di tutti è stato GAbriele26, mentre la risposta più bella, quella di Roberto, che giustamente chiede quello è l'ombelico, vero? Vero? La risposta la sapete, ma è sbagliata. Quindi andiamo avanti al prossimo round. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se nessuno ascolta. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che sto pensando di farla gradare e di metterla sotto vuoto per i prossimi 10 anni. È un investimento. Parleremo di una nuova console portatile tanto potente quanto brutta, di uno scandalo avvenuto all'interno del PlayStation Plus e anche del controller definitivo per GameCube. Prima di iniziare però vi devo richiamare all'ordine, ma che razza di esercito siete? Veramente pensate di conquistare in modo non violento YouTube Italia facendo così? Per favore, non fatemi ridere, quindi subito lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, mi raccomando. E anzi, visto che ci siete, seguitemi pure su Instagram e sul sito Viola. Per i più volenterosi poi trovate in descrizione il link al Poreon, il Patreon dei Poracci, che decidono di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Bene, ho detto tutto, iniziamo. Partiamo con qualche notizia al volo e vorrei fare un attimo il punto sulla situazione dei remake di Pokémon. Ci sono infatti ben 3 aggiornamenti da dare sulle produzioni più discusse degli ultimi mesi. Innanzitutto, Nintendo ha pubblicato una nuova patch che risolve molti bug, in particolare i glitch che permettevano di catturare Pokémon prima ancora che i loro eventi venissero attivati dagli sviluppatori. È proprio il caso di dirlo, gli hacker si sono attaccati a Ilka. Poi continuano i dati di vendita stellari delle due produzioni e anche per la scorsa settimana i remake si sono confermati in cima alla classifica giapponese, dove in meno di 2 settimane hanno raggiunto il totale di 1.750.000 copie vendute, battendo in questa finestra di tempo i già ottimi risultati di Spada e Scudo, anche se di poco. Comunque la top 10 è dominata da titoli Nintendo Switch, un risultato veramente impressionante. E per finire questo pokeblocco mi fa stare male pensare che esiste gente al mondo che è riuscita a terminare il gioco in 23 minuti, mentre io ci ho messo circa 26 ore. Per favore nessun commento su quanto io sia scarso a questi giochi. Grazie. Gli speedrunner infatti stanno rompendo diamante lucente e perla splendente in dei modi assurdi e pur essendo totalmente negato per discipline del genere trovo sempre molto affascinante vedere dei professionisti all'opera. Vi consiglio di recuperare i video di queste run, sono impressionanti. Ma basta Pokémon, come si suol dire, un colpo al cerchio e uno al Digimon, perché potremmo ormai essere vicinissimi alla release di Digimon Survive, titolo che gli appassionati della serie stanno aspettando come il messia. Survive è stato infatti annunciato nel 2018, inizialmente previsto per il 2019, ha subito una serie di rinvii che l'hanno portato a spostare la data di pubblicazione prevista più in là, fino al 2022. Ora la visual novel con elementi RPG sembra pronta per fare il suo esordio, visto che il sistema di rating americano ha pubblicato le info del gioco sul suo database. Chissà, magari durante i The Game Awards potremmo finalmente vedere la data di uscita definitiva. E a proposito di avvenimenti definitivi, è uscita l'ultima patch di bilanciamento di Super Smash Bros. Ultimate. Con la versione 13.0.1 si chiude definitivamente il ciclo di Smash Ultimate, perché proprio come confermato dai canali social ufficiali, sebbene in futuro non sono escluse patch per correggere eventuali bug e glitch, gli sviluppatori non metteranno più mano agli equilibri interni del gioco. Quindi questo è l'addio definitivo a Smash. Qual è il ricordo più bello che vi lega a questo gioco? Ma passiamo alle notizie del giorno. Il mercato del gaming in portabilità si sta espandendo sempre di più e sono tante le aziende che provano a dire la loro in questo settore. Nel 2017 Nintendo aveva sostanzialmente la strada spianata, ma oggi, con il cloud gaming che diventa una realtà sempre più concreta, nell'annuncio di Valve di Steam Deck sono diventati tanti i competitor più o meno diretti. Tra questi, Qualcomm e Razer sono entrati di prepotenza proponendo un device che è sulla bocca di tutti. Ma facciamo attenzione, perché in realtà non si tratta di una vera console. Lo Snapdragon G3X Gen 1 è una piattaforma da gaming dalle specifiche impressionanti.
impressionanti, quasi quanto il suo design, e non in positivo. Praticamente è un cellulare incastonato all'interno di un controller Xbox. Orrendo. Ma se la potenza di Steam Deck vi sembrava già fuori scala, il G3X è proprio su un altro pianeta. Si parla di supporto fino al 4K a 144 fps, implementazione dell'HDR a 10 bit e supporto sia al 5G che al Wi-Fi 6E. Qualcomm ha creato il cuore del device, il chip al suo interno, mentre Razer ha messo in piedi la console vera e propria, che monta uno schermo OLED da 6,6 pollici a 120 Hz e ha anche una telecamera frontale da 5 megapixel per il live streaming. La piattaforma gira nativamente su Android, ma è pienamente compatibile con Steam e servizi di cloud gaming come il Game Pass. Ora però c'è da capire una cosa: come sottolineato dai rappresentanti di Razer, non si tratta di una console che verrà commercializzata, ma di un device indirizzato esclusivamente agli sviluppatori per mostrare il potenziale del nuovo chip di Qualcomm, che è simile agli Snapdragon visti su smartphone, ma è pensato direttamente per il gaming. Una bestia del genere non verrà mai commercializzata, più che altro è una sorta di bigliettino da visita per chi deciderà di adottare questo chip in futuri device. Un po' come gli Nvidia Shield servivano a mostrare le potenzialità del Tegra X1, poi adottato da Nintendo come cuore della Switch, così il G3X Gen 1 è solo un prototipo per convincere qualcuno a creare una console da queste basi. Chissà, non è detto che Nintendo collabori per sempre con Nvidia, o magari altri competitor potrebbero scendere in campo attirati dalle potenzialità del chip Razer. Tranquilli quindi, un abominio del genere, che potremmo chiamare l'Engage degli anni 20, non lo troverete mai sugli scaffali dei negozi. Pericolo scampato. Qualche giorno fa abbiamo parlato del leak dei giochi del Plus di dicembre e le indiscrezioni si sono rivelate corrette. Quello che non potevamo immaginare però è che Godfall, presente all'interno del PlayStation Plus, non è il gioco completo, ma una sorta di demo. Ricordate? Il titolo era indicato come Challenger Edition e si pensava si trattasse di un'edizione alla Director's Cut, il gioco base più tutti i DLC e le ottimizzazioni arrivate col tempo. Ma ci sbagliavamo di grosso, perché questa versione non è la più completa di Godfall, ma bensì un'edizione parziale. Con la Challenger Edition si ha accesso direttamente al contenuto post-game, ovvero le attività disponibili dopo aver terminato la campagna principale. Il giocatore viene gettato subito alla fine, con un personaggio equipaggiato e livellato da Endgame, e può usufruire delle tre modalità post-storia, ovvero Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa, che impediscono qualsiasi tipo di level up e progressione. Ora, già Godfall non è che abbia fatto proprio una grandissima impressione sia alla critica che al pubblico, ma proporlo in questo stato è un vero e proprio autogol. Qual è il senso della Challenger Edition? La consapevolezza che non vale la pena giocare la campagna principale? Questa poteva essere un'ottima occasione per far scoprire il gioco a un pubblico più ampio e non solo sembra un'opportunità sprecata, ma in più crea un precedente abbastanza importante. Credo sia la prima volta che Sony propone una demo all'interno del Plus, quando invece il catalogo, seppur con qualità altalenante, è sempre stato adibito ai giochi completi. Speriamo che lo scenario non si ripeta anche in futuro. Intanto consolatevi pure con LEGO DC, Super Villains e Mortal Shell, due titoli sicuramente molto più meritevoli della demo di Godfall. E chiudiamo parlando del controller definitivo. Cioè, fermi, il controller definitivo già lo conosciamo tutti, è quello del GameCube, ma il Panda Controller promette di essere quello che gli sviluppatori di Grove Street Games chiamerebbero The GameCube, The Controller, The Definitive Edition. Cosa succede quando su Kickstarter arriva un progetto che promette un controller GameCube migliorato sotto tutti i punti di vista? Beh, che l'obiettivo viene raggiunto in poche ore e a un solo giorno dalla sua pubblicazione ha già quasi raggiunto 10 volte tanto i fondi necessari per la produzione. Il Panda Controller promette tantissime feature moderne, come tasti aggiuntivi, un D-pad migliorato, grilletti regolabili, componenti di alta qualità e infinite possibilità di personalizzazione, sia cromatiche che di forma. Si potrà cambiare la scocca del controller, aggiungere dei mini pesi per adattarlo alle proprie preferenze e anche degli expansion pack per renderlo wireless come un Wavebird. Sarà ovviamente compatibile sia col PC, avendo l'uscita USB-C, che con l'hardware originale del GameCube, grazie a uno speciale cavo dedicato. Supportare il progetto costa circa 80 euro e il Panda Controller dovrebbe essere spedito fra circa un anno, a dicembre 2022. Fatemi sapere cosa ne pensate e se mai fareste un acquisto del genere. Certo, è chiaramente indirizzato a un pubblico di giocatori competitivi, ma porca miseria, se ha il suo fascino. Se non fossi poraccio, quasi quasi. E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stasera. Tanto
tanto lo so che è finito il video, andate a nerdare duro. A questo punto facciamolo insieme. Altrimenti ci vediamo domani per un nuovo video. Io sono il Poro Fall, Michele Panda, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Color morte.